Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di cominciare, fammi spostare sto microfono. Prima di cominciare devo fare un abbraccio virtuale, lontani ma vicini, a Manolo Gabbiadini, che è il secondo calciatore del nostro campionato ad aver contratto il coronavirus. Da quanto si è capito sta bene, da quanto si è capito c'ha solo qualche linea di febbre, si rimetterà da quel che si è capito, così come Rugani, che è asintomatico, quindi fino a questo momento non ci sono gravi problemi, però appunto avendola possono passarla e creare quindi dei disagi. Quindi un abbraccio virtuale, lontani ma vicini, come giusto che sia, e quindi insomma volevo semplicemente fargli sentire la mia vicinanza. Detto questo, oggi voglio parlarvi di calcio, che non è ancora calcio, però almeno è una mia opinione sul mondo del calcio. Se vi va, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Però ragazzi, fatemelo sapere davvero, voglio vedere insomma quanti interessa, se no altrimenti ipoteco. Se vi va, stasera potrei fare i post partita dell'Europa, un post partita per parlare di tutta l'Europa League, per parlare un po' di calcio, perché visto che l'Europa League al di là di Roma e Inter si giocherà, insomma magari parlare un po' di calcio fa bene in questo periodo in cui non si riesce a parlare di calcio ma solamente di quello che sta provocando, di cosa sta causando questo stramaledetto coronavirus. Quindi fatemelo sapere con un commento qua sotto, ma fatemelo sapere davvero in tanti, perché se c'è tanta approvazione lo porto, altrimenti c'ho il singhiozzo tra l'altro, altrimenti non lo porto proprio. Vi avevo parlato, già un po' di giorni che vi parlo del fatto che non si capisca più nulla. Oggi arriva la notizia scandalosa, vergognosa, schifosa, che nonostante Italia si è fermato, in Spagna si è fermato, in Portogallo si è fermato, l'NBA si è fermata e stanno pensando di fermarlo anche in Premier League, il campionato, per via del coronavirus, perché ovviamente adesso hanno fatto porte chiuse, ma pare ci siano stati dei casi, ancora non sono stati svelati in Premier League. Ovviamente la UEFA non si ferma, questa è una cosa schifosa, vergognosa, che sinceramente mi fa cagare, perché la UEFA è veramente stufata, non ho più termini per definirli, basta, 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 so che vi portano un sacco di soldi, fermiamoci un mese, blocchiamoci, riprenderemo tutto dopo ragazzi. Europa League e Champions League le puoi fare in 2 settimane, in 3 settimane, e vi chiudete in un bunker e la fate, non c'è problema. E oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta facendo storcere il naso: Roma-Siviglia, così come Inter-Getafe, in gara unica, in campo neutro. Mi sembra una gran cazzata, mi sembra una gran cazzata perché, vabbè, innanzitutto devo dire una cosa, da romanista quasi ne trarrei vantaggio, vi dico la verità, quasi ne trarrei vantaggio, perché comunque la Roma andata e ritorno stecca sempre, 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 o sbaglia l'andata o sbaglia il ritorno, si complica la vita. Quindi gara unica in campo neutro potrebbe addirittura essere la nostra ricetta, potrebbe anche essere quello che ci farà passare il turno. Però sinceramente non è una cosa che mi piace. Inizialmente era stata varata come ipotesi quella di dire 3-0 a tavolino, sì, ma per chi? Cioè, perché noi volevamo partire, il Siviglia ha detto non vi accettiamo, quindi noi siamo rimasti lì, non siamo partiti. Perché dovremmo perdere 3-0 a tavolino? Perché siamo malati? Cioè, qual è il problema? Perché loro dovrebbero perdere magari 0-3 invece per noi, perché non ci hanno accettati? Ma non ci hanno accettato perché c'è una malattia sotto, raga, perché c'è un problema molto serio. Ok? Quindi giocare in campo neutro mi sembra la cosa più intelligente che si possa fare, anche se credo che sinceramente non si farà. Dopo Rugani, dopo Gabbiadini, credo che non si farà, credo che nient'altro si farà, sinceramente. Si giocherà stasera l'Europa League, non le gare italiane, fine. Perché non sono d'accordo con la gara unica? Non sono d'accordo con la gara unica, ragazzi, per il semplice fatto che credo che che il regolamento vada rispettato. Ora, il regolamento dice che si gioca in 2 turni, di andata e ritorno, uno nello stadio di casa, l'altro nello stadio di trasferta, quindi nello stadio di casa dell'altra squadra. Qualora lo stadio di casa non fosse agibile, è possibile farsi prestare uno stadio, vedi l'Atalanta che sta facendo la Champions League interamente a San Siro. Ben venga, va benissimo così. Qual è il discorso? Non si può giocare, sono d'accordo. Vuoi giocare in un paesino, vuoi giocare in Corsica, vuoi giocare in un buco, in un'isoletta sperduta del mondo, va bene, andiamo lì, sullo stesso campo, va bene, facciamolo lì, però credo che si debba giocare andata e ritorno, sinceramente credo questo, perché il regolamento dice questo, e quindi penso che 120 minuti si debbano giocare, poi 180 minuti, scusate, si debbano giocare, poi come andrà, però questi 180 minuti li devi giocare, anche a costo di farli in 3 giorni, fai lunedì l'andata, giovedì e ritorno nella stessa isoletta,
e nello stesso campo, però devono essere 180 minuti. Io sinceramente la penso così. Oggi, tra l'altro, ho letto di un'ipotesi che veramente mi ha fatto venire il vomito. La UEFA ha chiesto alle italiane di autoeliminarsi, di squalificarsi, di ritirarsi dalle competizioni europee. Mi sembra una cazzata, mi sembra un'enorme cazzata, mi fa schifo e sono contento che prontamente Roma e Inter abbiano detto di no. Perché? Perché la UEFA potrebbe tranquillamente mettere tutti ok, aspettando ad incassare quei soldi che dovrebbe incassare e rinviando tutto successivamente. Ma la UEFA non lo fa, perché i soldi li vuole, perché se li vuole pappare tutti e immediatamente, ok? Allora perché la Roma, allora perché l'Inter dovrebbero rifiutare di poter prendere i soldi? Ragazzi, è vero che l'Europa League, in Europa League girano meno soldi, ma uno, la vittoria dell'Europa League ti fa qualificare alla Champions, l'Inter non ne avrà bisogno, la Roma probabilmente sì, e sono 30 milioni di euro in più, innanzitutto. Punto 1. Punto 2, comunque vincere l'Europa League ti dà un altri 12, 13, 14 milioni di euro. Ti dà un certo sex appeal a livello di squadra, perché comunque poi vogliono venire da te. Giocare l'Europa League, l'ho sempre detto, è importante. Ora, io capisco se dicano, se dicessero, anzi, sospendiamo l'Europa League. O mi dici che non si gioca più, che poi è una cazzata che non si giochi più. Perché se tu mi blocchi la Champions League, devi finirla. L'Atalanta non arriverà mai più a quarti, cioè magari ci arriverà, però in questo momento, ad oggi, vi dico che non arriverà mai più a quarti di finale dei Champions. E quindi puoi bloccargliela così, puoi fermarla, puoi fare sta cosa, non puoi. Ve l'ho detto, o fai il tampone a tutti, dopo aver fatto il tampone a tutti, quelli che non vedi com'è la situazione, e se riesci parti, oppure blocca. La soluzione ideale, ragazzi, sarebbe bloccate tutto, per un mese e mezzo, quanto serve, voi bloccate tutto, non fate più niente, non si fa nulla. Poi, successivamente, si riprenderà, si faranno tutte le partite che mancano, si riprenderà da dove abbiamo mollato, si finirà, invece che a fine maggio, a fine giugno. Dopo che avremo fatto a fine giugno, voi dite, ah, siamo a fine giugno e ora l'europeo dovevamo iniziare il 9 giugno, l'europeo no, l'europeo lo iniziamo il 9 luglio, lo iniziamo il 10 luglio, lo iniziamo il 15 luglio, lo finiamo il 15 d'agosto l'europeo, sì, con il caldo che ci uccide, ma meglio il caldo che il coronavirus, lo finiamo il 15 d'agosto l'europeo, a Ferragosto facciamo festa con la finale, poi... Mentre invece fai il calciomercato, giugno, luglio, agosto, fai luglio, agosto, settembre il calciomercato con i campionati che sono già finiti e sono in auge gli europei, il campionato, tutti i campionati, invece di iniziarli tra inizio agosto e fine agosto, li inizi a settembre, tra fine settembre e inizio ottobre. Vorrà dire che l'anno prossimo finiremo a giugno e chi se ne frega se l'anno prossimo finiremo a giugno, avranno un mese di meno di vacanze, meglio che morire, meglio che rischiare. Meglio che tutto questo che state facendo. È una situazione, raga, io penso, è questo il problema. Sapete qual è? Che non c'è un ente che cura i diritti del calcio. Nel senso che c'è la Lega italiana, c'è la Lega spagnola, c'è la Lega inglese, c'è la Lega francese, tutti sono sotto la UEFA, ma la UEFA non decide per tutti. La UEFA decide per la UEFA. La Serie A non è UEFA Serie A. Ok, la UEFA è UEFA Champions League, è UEFA Europa League. La UEFA decide per l'Europa League e per la Champions League e per tutti i tornei sotto la UEFA. E Serie A, Serie B, Serie C, Serie D italiana lo decide la Lega italiana, Premier League, Championship, League One, eccetera, lo decide l'FA, la federazione inglese. È questo il problema. Non c'è un tipo, non ci stanno 40 persone, 50 persone, 100 persone che sotto di essi c'hanno la Premier League, la Federazione Inglese, la Federazione Italiana, la Federazione Spagnola, che dicono, regà, basta calcio, basta, e basta calcio sia. Questo non c'è ed è quello il problema. Ora, che l'Europa League, che la UEFA mi chieda di autoeliminarmi, io Roma, lui Inter, in Europa League, è una cazzata, perché... Lo fai per soldi, tu vai avanti per soldi e non vogliono vedere che tutto il mondo è così, che stiamo tutti nella merda, che da noi saranno 12.000, da loro saranno 1.000,
Dopodomani da loro saranno 2000. E non è cattiveria, io non glielo auguro, ma è così, è per forza così. Perché se ce l'hanno in 1000, vuol dire che almeno 300 non lo sapete che ce l'hanno. E quindi uscirete, andrete negli stadi, ve l'attaccherete uno con l'altro, fate a porte chiuse. Fuori dallo stadio va la gente, se l'attaccheranno uno con l'altro diventeranno 5, 6, 10, 20.000. È quello il problema, è quello. È quello. Comunque fatemi sapere se volete che stasera vi parli un po' dell'Europa League. Almeno parliamo un po' di calcio, perché non ce la fa più, regà, non ce la fa più. Non stiamo più parlando di calcio, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, mi piace se vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, grazie per aver visto questo video, buon show alla Lene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.